Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite, quel vostro Flavio Gamer che vi parla. Benvenuti in questo nuovo Prima di Shoppare, questa volta della Trishera Ops, anche chiamata leader squadra Triceratopo in italiano, però in inglese è molto più comoda. Ora, skill leggendaria che è un po' esagerata per il suo costo. Secondo me doveva costare, cioè, 1500 ci stava, sì, ma dovevano... La cosa ideale sarebbe che gli aggiungano uno stile. Comunque, se qualcuno di voi è dubbioso su comprarlo o no, io ci faccio il prima di shoppare, come sempre. Ora, skin molto carina, molto pucciosa, molto bella. Una delle prime skin così dettagliate. Pure se alla fin fine non è chissà quanto dettagliata, ma immaginate in season 3. Questa, Wukong, Rez, Leviatano, Corvo. Davano tutti di moda queste skin qui. E effettivamente è molto bella. E io ci sono anche molto affezionato a questa skin, perché è stata la mia prima skin shoppata dopo il bomberolo scuro, che vi dico questo piccolo aneddoto che ho rimborsato. Tecnicamente è la seconda, però è l'unica che ho ancora. Forse non ce l'avrei spesi 2000 V-Buck oggi, su molta roba non ce l'avrei spesi così tanti soldi, però onestamente per certe skin ci sono affezionato, perché sono lo so tantissimo. A parte il backpack, che è sublime, cioè, dai cavolo, è un cavolo di baby dinosauro. Ma io potevo avere anche la versione oscura, perché io ho la Switch, potevo fare il torneo della Switch, che era alle 8, ma io mi sono svegliato troppo tardi e non ho potuto fare il torneo per prendermi la skin gratis della che regalavano chi faceva il torneo, questa oscura più piccone della quello del Leviatano, quello del polipo. Tutto la faccio vedere giusto quando mira, non occupa per niente spazio, anzi sembra un po' bagatella, se notate esce leggermente la ciocca, però ci sta, dai, cioè, per un dettaglio così da niente. Ora, se volete il modello skin, io consiglio quella scura, che costa 800 V-Buck in meno, due stili. Però se io preferisco onestamente questo. È meno dettagliata e meno tutto, ma mi ricorda più i vecchi tempi di Fortnite. L'ho shoppata in questo secondo me. Wow. Non la uso spesso, questo lo devo mettere. Perché non mi piace chissà quanto la skin. Però ci sono davvero troppo affezionato. E ci sta molto. Io tutt'oggi, se le skin che volete bene o male le avete, se fate V-Buck con salve e non sapete come spenderli, ecco, questa è un modo, questa skin. Pure perché è un pezzo da collezione. Cioè, pensate che io stupido che ho speso tutti i miei rimborsi per Avanguardia Oscura, che a parte non mi piace neanche. Ho fatto pure il primo di shoppare, che era il primo della serie. Non mi piace Avanguardia Oscura, onestamente, mi fa proprio schifo. Però ai tempi mi piaceva avere tutte queste skin oggi cose. E che ho fatto io? Quegli ultimi tempi avevo comprato il ghiacciolo, il pollo e il bomberlo scuro. Ho rimborsato tutti e tre, non che ne rimborso il bomberlo scuro e un altro, o non la compro proprio, o rimborso questa. No, stupido che non ho neanche fatto i calcoli, ho rimborsato 800, 800, 1200. Cioè, capite? E tutto per quella un po' merdina, che alla fine ci sta anche, perché backpack ci posso fare un sacco di combo, e ci sono entrato nel video di Paxos delle combo con, magari ci farò un altro video dove ci sono entrato ben due volte nel video di Paxos, però questo è un altro discorso. Comunque sto facendo vedere un po' di 90 fatti male, perché io non sono bravo. E comunque vedete che non dà fastidio, io ve la consiglierei, cioè 2000 V-Buck pure solo per il backpack, dai. Cioè, quanto cacchio è carino. Boss alla Zone Wars. Io voglio provare a scendere così, non dovrei perdere tempo perché già il video verrà lungo. Pronti? Che figata! Ci sta! Vabbè, l'ho fatto vedere pure in build. Facciamola velocemente. Quando balla,
Prezzo non ha un'utilità, io ho fatto tutta questa stanza mega fighissima e questa è una scusa per usarla, va bene? Ed è comunque... Sì. Chissà. Peccato che non sia reattiva. La stanza dovrebbe essere riservata alle schede reattive tipo Marshmallow, però... Dai, cazzo. La devo far vedere in ogni video. È troppo bella. Proprio perché ci ho messo mezz'ora a mettere tutti questi spray. Mi ha dato pure un mio amico, qualcuno non ce l'avevo. Comunque... Torniamo alla lobby che vi faccio vedere il migliore abbinamento con lei, col backpack che tra l'altro si chiama Cucciolo. Cioè, che bel nome è Cucciolo. Ci sta, no? Tra l'altro oggi nel negozio ci sono due skin a mio parere carinissime, che un giorno forse shopperò. E vi porterò il primo di shoppare perché ho un sacco di skin in mente sul portarvelo che ho già. E altre che devo ancora comprare. Queste due skin sono Maestro di Machi, pure il backpack fighissimo e infinito. Ditemi secondo voi se dovrei prenderle. Mi fiderò anche a voi. Comunque, iniziamo dalle migliori combo con la skin. Sì. Sì. Nel primo? Sì, così ci sta, dai. Sì, ci può stare perché si abbina con la bandana e fa contrasto comunque. Sta nel tema. No. Sì, abbastanza facile abbinare, essendo che è semplice. No. Se uscisse oggi probabilmente sarebbe da 800 sta skin, però dai, dai, troppo bella. Così, così ci sta, sì. Vediamo. Qui. No, no, non mi piace sto backpack. No. Forse nel primo, sapete? Così, però il rosso è diverso, questo è il problema. No. Comunque, per informazioni sulla sfilata, questo è fighissimo che sto facendo. Andate a vedervi il video a posto, che ci sono ancora qualche posto libero. Ancora una decina circa che sto pianificando quando farla e probabilmente se entro un mesetto non ci sarà né non saremo pieni la faremo con quelli che abbiamo già, essendo che vi vedo molti pazienti, comunque non mi fermo troppo che ci ho fatto un video apposta. Comunque no. Sì. Contrasto fa, sì, quindi. No, non mi è mai piaciuto questo stile backward del Keep Flip 2020. Scusate. Sì, ci sta tutto il stile tropicale. Sì, col nero. No. Sì. No. Il primo. Così spacca. Ci sta, ci sta. No. Sì, con gli occhi. Poi fa... Questo è tutto giallo con i dettagli rossi e questa è tutta rossa con i dettagli bianchi e gialli. La bandanina quindi ci sta. Proprio dorato. No. Troppo strano per la skin, non ha senso. Col nero forse ci potrebbe stare. Questo, so che non c'entra il rosa, però se vedete, forse non ci sono neanche troppo. Le parti nere ci stanno molto. Così da sta proprio di avventuriera. Forse. Così sì, soprattutto così. La skin è molto stile avventura, così con la bandana, madonna quanto spacca. Portale infestato. Non penso. No. Il portale. Come si chiamava? Portale Master. Mi ricordavo bene. Sì, perché c'è la testa del tomato e la lingua del Durburger che sono rosse. Forse questo, ma no. Apprezzate lo sforzo. Questo sì, intanto. Che sto facendo sto video, sono mezzo rincoglionito di sera tardi perché non volevo. Mi sono promesso di fare i due primi shop alla settimana e eravamo arrivati a giovedì che non avevo portato niente, quindi uscirà uno oggi o probabilmente sabato o domenica. Bello. La bandana arancione ci stava. Cioè è giallo arancione, vedete bene o male. Stessa tonalità. Ti avvicina. Sì, dai. Sì,
Sì, con la sciarpina, questo lo usavo molto d'inverno, so, vi devo dire la verità. Sto backpack è uno dei miei preferiti in assoluto. Sì, dai, col blu. No. Sì? La vita questo. Ci sta, ci sta. Intanto mettiamolo blu. Che cavolo. Che qui non si scherza con. Che colore sono. Cioè quello verde mi fa abbastanza schifo. Comunque così. Sì, così spacca. Pure col dettagliino. Col dettaglio dà molta storia, ci sta. No, troppo strano per lei. Così forse. Così ci sta. Faccio vedere tutti per curiosità, poi. No, più un fucsia con rosso. Super un rosso bello acceso. Vediamo quello corrotto. Tonalità diverse, ecco. Così spacca pure così. Proprio da didatura. Così non ha senso. No. Sì, molto carino. Questo lo usavo spesso in season 8 quando avevo poche roba. Sì, si può usare con le bratelline tipo dello Zano. Sì. Ali al Nanka hanno regalato tutti all'evento. L'evento. Quella roba che c'era stata. Non mi piacciono tanto in generale, quindi dico di no. Veloci. Sì, per le parti nere, ma non mi piace il suo stile. Quindi dico di no. Sì, fa contrasto. Sì. Sì. Sì, ci stanno bene i backpack. Sì. Sì. Sì, diamogli la buona anche questo qui per non escluderlo. Oh. Ok, escludiamo questo perché non mi piace. No. No. Sì. Sì. No. Sì. No. Sì. E maledizione che mi sono fatto sfuggire questa versione, che volevo avere tutti i backpack. Che peccato. Fa proprio male il cuore a pensarci. Non averli tutti. No. Andiamo veloce. Sì. No. Sì. No. Sì. La vita. No. Rossa ci sta, sì. Rossa va bene, sì. Sì, rosso. No. No. Vuole parti bianche. No. Il suo. Sì. Sì. Questo vi faccio vedere per questo. Ci sta per questo, dai. No. Sì, così forse. Non lo sarei, però ci sta. Sì, questo è bello. No. Sì. No. No. Fa contrasto, quindi mi piace. Questo col piccone tipo la maciascia spacca. Sì. Eh sì. Troppo strano, però ci sta. Ora vediamo tutte le skin coccucciolo. Tanto ci stiamo le mimetiche che l'avevo levato apposta per farvele vedere. Ok. È molto facile abbinare, sì. Sì. Sembra che tipo lo deve portare all'ospedale. Sì. Ah. No, non c'entra. Sì. Soprattutto così. Sì. Tutto in stile giurassico. Sì. Rosso. Sì, rosso ci sta. Sì. No. No. Mi piace vedere lo stile. Sì. Così ci sta molto. Sì. Sì. Quasi fosse una decorazione.
Sì. Una cosa simpatica aggiuntiva, sì. Sì. No, con lui è troppo serio per avere una cosa del genere. Sì. 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 Sì, mi sono così. No. Per i dettaglini bianchi, quelle parti nere però no. Non me la sento dire di sì. Sì. Cosa sto portando? Normalissimo. Più sì. Che figo, proprio si incrocia la cosa delle bretelle. Ci sta un botto. Sì. Sì, questo lo usavo spessissimo. Con te mi usavo sempre questo e le ali nere. Sì, come se fosse diventato pazzo. Sì, bene. Sì. Questa volta non ho detto maschio e femmina, maschio e femmina. Ok, l'ho detto, basta. No. Sì, sempre un po' tema, però non ha senso, dai, no. Sì, come se fosse un regalo. Pure così, Tipo, triscerato un po' d'assalto così, triscerato un po' tutto swag. No, dai. Brutus quasi fu gold. No, troppo serio. Anzi, con lei ci sta comunque. Cioè, ero un attimo distratto, ho detto. Sì, ci sta, tipo influencer. Sì. Sì, ma mi piace troppo questo backpack, sì. No. No. Anzi, però ignorante, cioè. Sì, dai, sento di dire di sì. Sì. No. No, non c'entra niente. La struttura ci sta da Dio, ma non lo schiena. Cioè, dai. No, no, però tutto sembra giurassico, quindi. Tipo il cucciolo di dinosauro. Sì. No. Sabina, dai, sì. Sì. Sì, ci sta con tutti. Il suo? No. Oddio, così si buggava comunque, no. Ma se così ci sta molto, eh? Tipo il pupazzetto. Non lo so, roba strana, come se fosse il peluche preferito, tipo. Che parola è pupazzetto, che schifo. Comunque qui no, non c'entra niente. Oddio. C'entra forse con i colori, la cresta, cosa. Vabbè, comunque combinamento ci sta, dai. Poi non conto tanto la logica certe volte. Non ci trovo un buon abbinamento. Così ci può stare. Nonostante io odio Sayonara, perché tutti quelli che dicono Sorana sbagliano, si pronuncia Sayonara. Oddio, sì, ci sta. Questo lo stesso salvando. Flumina no. Oh, Lux spacca così. Proprio da trap. Questo è uno dei migliori abbinamenti secondo me di quelle skin che ho io. Niente di che. Sì, questo lo stesso salvando, ribadisco. Sì, tutto in tema peluche. Pirata rosso. Così ci può stare, sì. No. 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 Così rosso spacca. Sì, tipo, indovinato. Questo sto portando. Ci sta, ci sta. Sì. Questo di corporatura spacca. Perché proprio ci sta preciso. Sì, questo è troppo bello. Bellissimo, soprattutto. Io rovinamento, vediamo l'argento. Non so, però così dai, cacchio. Da mettere. Tutte e tre le versioni c'è la bandana rossa. Poiché è rossa proprio ce l'ha più spetta. Ha senso, farebbe troppo. Vabbè. O se la potevano fare in colore diverso. Vabbè, basta perderci in chiacchiera. Sì? Questo lo usava Ninja nelle prime season. Tipo in season 2, season 3. Season 3 è uscita. Season 3. Massimo 4, non mi ricordo, ma ho visto una clip dove lo usava. Poi ci può stare su lei. Non tipo in versione Kamehameha, però.
così, tipo. Così. Così. No. Sì, è bello su Deadpool. No? No, no, no. E sì. Dunque, ragazzi, abbiamo finito anche questo prima di shoppare su Triceratops. Oh, squadra speciale Triceratops. Io pensavo leader squadra di Triceratops, sbaglio pure i nomi. Comunque, lasciate tanti like, apprezzate l'impegno. Sono qui a registrare il video, cosa mi sto cercando di impegnare questi ultimi giorni. Comunque, non so che altro dirvi. E dal vostro Flavio Gamer.